Grazie Presidente, ma io credo che insomma, un intervento per la verità è necessario a questo punto perché stiamo trasformando quello che è un normale atto amministrativo di rettifica contabile, poi di quello stiamo parlando, in attribuzione di colpa a questa amministrazione che chi le ha fatte forse un minimo di vergogna dovrebbe provarlo, no? Allora, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di far fronte alla necessità di non interrompere un servizio fondamentale, che è quello, il servizio che fa diciamo, capo al regime e alle procedure sanzionatorie, codice della strada, leggi speciali comunali, gestione del contenzioso. Rispetto a questo, sulla gara che era stata predisposta, l'amministrazione, dopo una serie di verifiche, ha deciso di revocare la gara in autotutela, ma dall'altra parte c'è la necessità di assicurare il servizio, per cui si è andati in proroga sui contratti esistenti. Ovviamente a livello di bilancio le poste che erano state previste per la gara non erano diciamo, riconducibili diciamo, a soddisfare quello che era la proroga dei contratti in corso. Di conseguenza si è dovuto ricorrere al debito fuori bilancio. Qual è la sostanziale differenza? Questo debito fuori bilancio, questa amministrazione non lo lascerà sulle spalle di chi verrà dopo, ma lo riconosce e lo paga esattamente nel corso di questa amministrazione. Perché se tutti avessero fatto così, noi non avremmo dovuto, con l'esercizio in questi 3 anni e mezzo, 4 anni, dover ricorrere al pagamento di debiti fuori bilancio per oltre 300 milioni. Perché questa è la verità che evidentemente qualcuno ogni tanto si dimentica. Ho sentito rimpallare colpe da una parte e dall'altra. Vabbè, qui c'è un dato di fatto. Non voglio diciamo, entrare nel merito del litigio su chi ha fatto 13 miliardi di debiti su questa città. Facciamo solamente una considerazione, che questa amministrazione non ha fatto un solo euro di debito e se l'ha fatto l'ho anche pagato e riconosciuto. Grazie.